Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Un Corno. Io sono Daniele D'Accoir, non c'è un d'orgoglio nerd. E oggi sarà una puntata speciale. Sarà una puntata speciale perché è un giorno speciale, è il 7 giugno. Sono successe un sacco di cose nel mondo in tutti questi 7 giugno che sono passati, ma oggi siamo qui per ricordarne una in particolare, cioè il suicidio di Alan Turing. Prima di addentrarci nel dettaglio di questa tragedia successa nel 54, parliamo di altro. Orgoglio Nerd non parla mai di politica, non ci interessa e non è il nostro, pur dando un punto di vista nerd su quello che accade nella società, non ci interessa rivestire un ruolo politico e appunto trattarlo nella nostra testata. E anch'io in particolare non mi sento quasi in grado di parlare di politica. E anche oggi non lo faremo. Non lo faremo perché non si tratta di politica. Non è politica militare, non è politica inneggiare contro dei diritti umani, mi spiego meglio. Qualche giorno fa sul nostro sito, orgoglionerd.it, un fan, sfruttando l'anonimato, ha fatto una domanda. Perché? Voi di Orgoglio Nerd parlate sempre o comunque difendete la comunità omosessuale, non ho usato questa parola, se non prendete parte alla politica, insomma, se dite di non parlare di politica. E ha concluso con un sagace: "Ma siete gay anche voi?" Tralasciando i toni volutamente polemici dell'intervento, ho voluto approfondire la risposta. Ho voluto approfondirla non tanto perché interessasse a colui che l'ha posta, anzi, probabilmente lo scopo non era avere una risposta, appunto, ma era semplicemente tirare questa diciamo, stoccata. Il punto è che quando qualcuno combatte, anche in maniera silenziosa, per limitare la libertà civile di qualcun altro, di qualcuno che non ha mai visto, che non ha mai incontrato, ma che per quanto si sa è una persona normale, è una persona che si dà la stessa buona volontà di chiunque altro. Quando qualcuno milita per far sì che una persona di buon cuore che non ha mai incontrato non abbia i suoi stessi diritti, è limitare la libertà. E al di là di questo, al di là, è qualcosa che va al di là della politica, è semplicemente appunto combattere contro i diritti umani. Alan Turing si è suicidato oggi, nel 1954, in maniera inusuale. Ha inghiottito una mela piena di cianuro di potassio. Biancaneve era la sua fiaba preferita. Perché l'ha fatto? L'ha fatto perché le leggi inglesi del tempo consideravano essere omosessuali una colpa, consideravano essere omosessuali una deviazione dalla normalità, consideravano essere omosessuali un crimine. Quindi gli hanno offerto, nonostante fosse un eroe, nonostante per merito suo milioni di vite erano state salvate grazie al suo lavoro, al suo intelletto e a quello dei suoi compagni, una scelta: 2 anni di carcere solo per essere se stessi,
oppure un trattamento ormonale, che è un trattamento inumano che lo ha portato lentamente, neanche troppo lentamente, al suicidio. Questa tragedia è... Scusate se parlo lentamente, ma è un tema molto importante che tocca la nostra testata molto da vicino, perché pur non potendo neanche immaginare cosa significa avere un gruppo di persone che lotta perché quelli con i tuoi stessi gusti non possano avere i diritti di chiunque altro, molti della nostra redazione, anch'io in particolare, siamo stati vittime di bullismo. E appunto, anche se non è lontanamente paragonabile, abbiamo deciso che tutto il riscontro di pubblico che ha avuto Orgoglio Nerd in questi anni è una grossa responsabilità, e non potevamo perdere l'occasione per fare quello che riteniamo giusto, non solo postando articoli di intrattenimento, ma anche articoli di divulgazione scientifica e insomma, fare il nostro, perché essere per far sì che essere se stessi non sia mai una colpa. La questione di Alan Turing è stata ritrattata nel 2009. Gordon Brown, il primo ministro inglese, ha fatto le scuse a nome del governo sulla figura di Turing, che è stata appunto che è stata vittima di queste ingiustizie. Vi leggo cosa ha scritto, cosa ha detto, qual è stato il discorso di Gordon Brown. Per quelli fra noi che sono nati dopo il 1945, in Europa unita, democratica e in pace, è difficile immaginare che il nostro continente fu un tempo teatro del momento più buio dell'umanità. È difficile credere che in tempi ancora alla portata della memoria di chi è ancora vivo oggi, la gente potesse essere così consumata dall'odio e dall'antisemitismo, dall'omofobia, dalla xenofobia e da altri pregiudizi assassini. Da far sì che le camere a gas e i crematori diventassero parte del paesaggio europeo tanto quanto le gallerie d'arte e le università e le sale del concerto che avevano contraddistinto la civiltà europea per i secoli. Così, per conto del governo britannico e di tutti coloro che vivono liberi grazie ad Alan, sono orgoglioso di dire ci dispiace, avresti meritato di meglio. Piccole scuse per un governo, però hanno contribuito al cambiamento che personaggi come Alan Turing hanno contribuito a promulgare, ovvero l'accettazione e la lotta contro l'omofobia. Nel 2012 numerosi scienziati come Stephen Hawking scrissero al proprio governo per nobilitare ancora di più il nome di colui che aveva contribuito alla sconfitta del nazismo in Europa. E ci furono numerose altre scuse, numerosi altri riconoscimenti per la sua figura, che divenne anche un simbolo, di certo un personaggio di ispirazione per la lotta contro l'omofobia, che continua ancora oggi, perché ricordiamo che ci sono personaggi come quello che ha sfruttato l'anonimato su Orgoglio Nerd, oppure quelli che militano silenziosi in piazza
tenendo in mano un libro, senza sapere, senza avere l'idea che quanto sia importante essere liberi di essere se stessi. Perché loro hanno questa abilità, questa libertà, ma non tutti possono goderne. E combattere per far sì che qualcun altro non l'abbia è mostruoso. Oggi è il 7 giugno. Questo evento dedicato ad Alan Turing si dichiarò colpevole, è una delle tante gocce che utili a riempire il vaso della lotta contro l'omofobia. E quindi Orgoglio Nerd vi ringrazia per averci dato la possibilità di dire la nostra, anche se in piccolo, sulla figura di Alan Turing, questo importante personaggio che tanto ha fatto per la libertà in generale, non solo quella della comunità omosessuale, ispirandola e ispirandoci. Per Orgoglio Nerd tutto, da Il Rinoceronte un saluto e alla prossima, grazie mille.